Buongiorno a tutti, oggi secondo vlog del canale. Dato che non sapevo che video fare, sinceramente non avevo nessuna challenge in mente, allora ho detto facciamo questo vlog visto che andremo ad Arese finalmente dopo un secolo che non ci vado, perché voglio andare da Primark e quindi vi porterò con me durante questa giornata o almeno parte della giornata, adesso vedremo. E che dire, qui c'è un tempo schifosissimo, sta diluviando. E infatti si vede anche dalla mia faccia perché c'ho un sonno allucinante, perché per i miei standard è un orario molto presto questo. Cioè sono tipo le... vabbè, ore tardi, sono le 10:30, però tipo sono sveglio da prestissimo, quindi sono strarincoglionito, ma fa niente. Spero che non si sentano i rumori di sottofondo della macchina, perché in questo momento siamo in autostrada e di conseguenza c'è casino. E vediamo se riesco a togliere anche tutto questo saltare, che ci sono le buche. Vediamo se poi quando monterò il video riuscirò a togliere tutto e avere una qualità più stabile, non lo so. Adesso io direi che continuiamo in autostrada, perché come vedete da dietro siamo in autostrada, e appena arriviamo riattaccherò la videocamera e facciamo il giro insieme. Ok ragazzi, siamo dentro da Primark. Cioè, guardate cosa ho trovato, cioè io muoio. Le lenzuola di Harry Potter. Quindi presa al volo e ora andiamo nel reparto uomo a vedere se c'è qualcosa. Oltretutto qui c'è un casino allucinante, non si riesce nemmeno a camminare. Però fa niente, piccoli dettagli. Allora, sono i camerini di H&M e ho trovato una maglietta che è stupenda. Io che sono amante di Toy Story la amo, però ci sono solo le taglie super piccole, quindi mi sa che dovrò lasciarla qui. Mi piango. Prima parte dello shopping fatta, adesso pausa, pranzo e poi si ricomincia. Per ora ho comprato solo da Primark e da H&M. Vediamo se oggi trovo qualcos'altro da qualche altra parte. Anche se tutto quello che mi piace non c'è già più e mi incazzo. Finalmente dopo 53 persone in fila e alla buon'ora delle 14:30 si pranza da McDonald's. Avevo una fame allucinante ma non ce la facevo più. Oltretutto fa un caldo che sono stra mega iper bordeaux, perché fa caldissimo, quindi aiuto. Quindi ora mangio e poi proseguiamo col nostro giro ad Arese. Buon appetito! Oh, finalmente giro finito dopo circa 6 ore che siamo dentro ad Arese, non ce la facevo più. Però fa niente, adesso piccola pausa, sigaretta, anche se non mi vedrete fumare in video, e poi si riparte per tornare ad Alessandria. Nel frattempo, dietro di me c'è la fontana, che quasi quasi ci entrerei anche a fare un bagnetto perché è un po' caldo, o quantomeno dietro il centro commerciale si moriva di caldo, ma vabbè, fa niente. Poi quando andiamo a casa, se mi ricordo, vi faccio vedere un po' quello che ho comprato. Ho trovato delle cose un po' troppo carine, quindi dovevo comprare quasi tutto da Primark oltretutto. Rieccoci in macchina. Allora, dato che sono morto e probabilmente quando andiamo a casa non ho voglia di mettermi lì a mostrarvi tutto, intanto che sono in macchina vi faccio vedere un po' cosa ho comprato. Allora, iniziamo da H&M, che è la cosa più veloce. Ho preso solo una cosa e ho preso, lo so che tanti le odiano, ma io le adoro d'estate, e ho preso un paio di spadrillas nere normalissime, che alla fine le ho trovate, dato che faccio sempre fatica a trovarle, e visto che tra un po' in teoria arriva l'estate le ho comprate, almeno sono a posto. E quindi H&M è stato veloce e spiccio, metto già dietro il sacchetto che è meglio. Poi da Primark non ho trovato tantissimo in realtà, anzi mi aspettavo di trovare di più. Però ho trovato, vabbè, una cosa che mi serviva e poi due altre cose che ho adorato troppo quando ho visto e non potevo non prenderle. Allora, la prima cosa che mi serviva un paio di infradito normalissime, perché almeno quest'estate se vado tipo al mare in piscina ce le ho. Oltretutto di un colore che non si nota, oserei dire. Dadan! Super verdi fluo. Adoro troppo e niente, e quindi appena l'ho vista le ho comprate subito perché mi piacevano un sacco, e quindi un acquisto è fatto. Poi aspettate, perché c'è la tizia dell'autostrada che parla. Poi non c'è tutta la bagna nella borsa, quindi sto facendo un attimo il controllo. Una cosa che avevo già mostrato prima e quando l'ho vista ho detto no, è stupendissima.
le lenzuola di Harry Potter. Cioè, no, ma sono stupendissime. Cioè, appena poi le metterò nel letto e che le aprirò giuste, ve le mostrerò, ma sono stupende. Appena le ho viste, ho detto, devono essere mie. Anzi, vi dico un pochino i prezzi, visto che di solito quando si fanno questi video haul, in realtà questo è un mix tra video haul e un vlog, però fa niente. Allora, le Spadrillas di H&M le ho pagate tipo, forse 14,90, se non erro. Poi le Infradito da Primark le ho pagate 1,50 euro. Queste lenzuola che adoro troppissimo, che in realtà non sono lenzuola, ma è un copri piumino con le federe. Però, vabbè, a parte che uso il piumino, quindi lo userò anche come copri piumino. Però tipo d'estate non mi piacciono tipo i copriletti, perché sono tutti da vecchi e quant'altro. E quindi uso i copri piumini, senza il piumino dentro ovviamente, le uso come copriletto. E quindi, vabbè, io le userò così e va benissimo. Queste qua le ho pagate 20 euro, che dai, tutto sommato non è nemmeno sta gran cifra. E guardate cosa ho trovato. In realtà prima l'avevo trovato di Toy Story, ma non c'era la taglia, e quindi vabbè, guardate cosa ho preso. Da-dan! Il pigiama di Harry Potter. Ovviamente io sono Harry Potteriano e di conseguenza non poteva mancare, e appena l'ho visto mi sono innamorato, anche se avevo visto anche quello di Toy Story che era stupendissimo, ma appunto non c'era la taglia e quindi non ho potuto prenderlo. Oltretutto avevo anche trovato da H&M sempre una maglia di Harry Potter, anzi no, sto scherzando, una maglia di Toy Story, sto andando un attimo in tilt, che era stupendissima, però anche lì non c'era la taglia e di conseguenza non ho potuto prenderla, anche se in realtà l'avevo già presa una settimana scorsa sempre da H&M ad Alessandria di Toy Story, che è stupendissima. Non ve l'ho ancora mostrata, ma magari ve la mostrerò, perché in realtà di quella giornata di shopping non ho fatto il video haul, anzi non ho mai fatto video haul sul mio canale e di conseguenza potrei iniziare a farli. Avevo preso quella maglia, anzi scusate se vedete che il video salta un po', ma c'è pieno di buche e di conseguenza non posso fare altrimenti. Avevo preso quella maglia appunto di Toy Story, che poi ve la mostrerò, e ho preso anche questa di Topolino, che adoro troppissimo. Adesso si vede male, poi magari ve la farò vedere un pochino meglio. E niente, questo pigiama l'ho pagato 14 euro, è corto, quindi ha sia la maglietta a maniche corte che il pantalone corto, e niente, adoro troppo. E poi magari in un prossimo video, quando li avrò addosso, ve li mostrerò meglio insieme agli altri shopping fatti la scorsa settimana. Che cosa ne pensate? Vi piacciono? A me è troppissimo, anzi mi sono anche contenuto perché c'erano anche tante altre cose stupende. Oltretutto sono entrato alla Disney e appunto, dato che a giugno c'è l'uscita dei Toy Story 4, c'erano un sacco di cose di Toy Story e vabbè, avrei comprato tutto, ma ho dovuto contenermi un pochino, è così. Anche se quella maglietta mi è rimasta qui, perché mi piaceva troppo, ma a parte che era lunghissima, mi sembrava più un abito, cioè alla fine veniva come un mini abito, quindi non l'ho preso perché ho detto dove cazzo vado con quella maglia, e quindi zero, ma vabbè. E basta, mi sono proprio contenuto, non ho trovato nient'altro, ho girato 6 ore per comprare 3 cose, vabbè, fa niente, piccoli dettagli. Ma ultimamente ultimamente, da quando ci vado, Primark non è che mi faccia così impazzire, ho comprato sempre poca roba. Diciamo che per donna ci sono tantissime cose, poi ci sono collezioni molto più particolari, mentre per uomo non c'è quasi niente. Ultimamente sto notando che in tutti i negozi, ok che c'è la nuova stagione, però c'è tutta la roba di Game of Thrones, ma io non sono fan, penso di essere una delle pochissime persone che non è fan di quella serie e di conseguenza le ho snobbate tutte. Però vabbè, adesso non so quando ritornerò a fare un giro, anche perché sì, non è che è lontanissimo, però è tipo un'oretta e un quarto da casa mia e di conseguenza non ci vado così spesso. Adesso vedremo, magari ci ritorneremo, magari nei saldi, però anche lì dipende, perché venire il primo giorno di saldi significa morirci e venirci dopo non c'è più niente, quindi non lo so, adesso vedrò.
però devo fare una petizione, dobbiamo metterci tutti e chiedere a Primark di fare uno store online, perché è impossibile che solo lui non abbia la possibilità di comprare online le cose, cioè la trovo stupidissima la cosa, dato che comunque ha pochissimi negozi qui in Italia. Ma vabbè, fa niente. Io ora mi metto un attimino qui a cincischiare, visto che ho un'oretta di macchina da farmi, e niente. Ci aggiorniamo poi quando siamo a casa, che facciamo la chiusura del vlog e basta. Rieccomi a casa, finalmente, non ce la facevo più a stare in macchina, ero stanchissimo e basta. Spero che questo giretto vi sia piaciuto. Questo era il secondo vlog del canale e chissà, se vi piacciono ne metterò altri, dipende, adesso vediamo. Io direi che il video si può concludere qua. Mi raccomando, non ve l'ho ancora detto all'inizio del video, strano perché di solito ve lo ricordo due volte, ma questa volta sarà una volta sola. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale qualora non foste ancora iscritti e cliccate sulla campanellina che trovate in basso per essere sempre aggiornati su tutti i prossimi video. Io vi mando un bacione grande grande e ci vediamo venerdì prossimo con il nuovo video. Ciao!